Sono tutti grandi campioni. Gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport nella sua massima espressione. Queste sono le loro storie. L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Adalberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni giuliano-dalmati. Ma il primo a dire che non vincevo il campionato ero io. Le mie impressioni più vive sono che siamo riusciti a vincere, perché il tempo è stato molto vario. Abbiamo avuto venti leggeri, venti forti, venti fortissimi e quasi bonaccia. Il destino di Agostino Straulino era scritto sull'acqua e nel vento. Straulino è una leggenda italiana della vela. È uno dei più grandi marinai di tutti i tempi. In nessun modo sarebbe riuscito a eluderlo quel destino. Lussin Piccolo, il suo paese nel Golfo del Quarnaro, era un centro d'eccellenza della marineria e della cantieristica dell'Adriatico. Gli armatori dell'isola erano di casa nei porti di Mezzomondo e la casa di Agostino, a Lussin Piccolo, distava 100 metri dall'istituto nautico. Suo padre poi era capitano di lungo corso e così gli zii, una famiglia intera in sintonia con il mare e con i suoi elementi. Agostino è cresciuto brado. Ha respirato quel senso di libertà che in Dalmazia è come un gioco di specchi, è la danza dei delfini, è il volo maestoso dei grifoni o è un miraggio. Uno di quei miraggi creati dalle onde spazzate dalla bora, un mondo liquido di pirati o di capitani coraggiosi. Arrivato al diploma, suo padre Pietro aveva regalato ad Agostino una piccola barca a vela, un'agile passera, con un solo albero senza sartie. Una barca buona anche per la pesca, ma gli aveva consegnato soprattutto 2 anni di libertà, 2 anni trascorsi a vagabondare per le isole dalmate, barattando il pesce con il pane o con la frutta, riparandosi nelle baie quando c'era vento di tramontana e rispettando un patto: mai chiedere soldi a casa. Con Agostino il suo cane bracco, Marx, e una sacca di vestiti. 2 anni pieni di magie, 2 anni a navigare e a pescare, a imparare i segreti del vento e a vivere in simbiosi con i luoghi dell'anima. I miei genitori, diceva sempre, mi hanno gettato nelle braccia del mare. Se non fossi riuscito ad amarlo, mi avrebbero sfracellato, mi avrebbero gettato da un'altissima rupe. Ma lo amò così tanto il mare da farlo diventare l'unica vera passione di tutta la sua vita. Un amore ricambiato, perché il contrammiraglio Agostino Straulino, oro olimpico a Helsinki 52 e poi mitico comandante dell'Amerigo Vespucci, il mare non aveva neppure bisogno di vederlo. Lui lo sentiva. Forse tutto era cominciato tanto tempo prima, quando suo padre, mentre navigava al comando del suo veliero, aveva costruito nella stiva una barchetta lunga 2,5 metri. L'aveva chiamata Sogliola perché era come appiattita sull'acqua e al ritorno l'aveva consegnata ad Agostino. «Armala e vai», gli aveva detto. Era il 1919. Agostino aveva 5 anni e con quella barca su e giù per il grande fiordo di Lussino, d'estate ed inverno, padrone del mare e del vento, avrebbe conosciuto l'essenza di una vibrazione indefinita, la felicità. A 20 anni, con l'iscrizione all'Accademia Navale di Livorno, Agostino entra in carriera nella Marina Militare
e in guerra come ufficiale della decima MAS prende parte a operazioni storiche. È tra gli assalitori del gruppo Gamma che piazzavano le cariche esplosive magnetiche sotto le navi inglesi nella rada di Gibilterra. Alla fine della guerra, eccolo inseguire un nuovo sogno, quello di prendere parte alle Olimpiadi. Un sogno giustificato dal titolo europeo conquistato a Kiel nel 1938 e che è sul punto di vanificarsi quando a Taranto, durante un'operazione di sminamento, rimane ferito e rischia di perdere la vista. Agostino però non si arrende. Si allena di notte quando la vista non gli serve. Lui il mare lo sente, non ha bisogno di vederlo. E in copia con un amico di Lussimpiccolo, anche lui velista, Nicolò Rode, partecipa nel 48 alle Olimpiadi di Londra, dove subisce una delusione cocente per una squalifica ingiusta quando era in testa a 100 metri dal traguardo. Gli inglesi, si venne a sapere poi, non gli avevano perdonato il blitz di Gibilterra con la decima MAS. La rabbia per l'ingiustizia subita rende Straulino invincibile, una macchina perfetta per le regate, capace di veleggiare nel cuore del vento con una praticità e un'eleganza rimaste uniche nella storia mondiale della vela. Arriva così la medaglia d'oro a Helsinki 52 timonando Merope, una barca flessuosa della categoria Star. Arriva l'argento a Melbourne, gli è accanto sempre Nicolò Rode come prodiere, e arrivano i 4 titoli mondiali e i 10 titoli europei complessivi. Nessuno come lui nella storia della vela. L'unico al suo livello viene considerato dai critici il bretone Eric Tavagli, il mago delle onde, il Miles Davis della vela, così come Agostino era il mago del vento e in chiave jazzistica il John Coltrane. L'enfasi, come avremmo imparato molti anni più tardi con l'America's Cup, con Luna Rossa, con il Moro di Venezia o Mascalzone Latino, è sempre stata presente nel mondo della vela, che ha bisogno di essere raccontato a tinte forti per compensare le straordinarie sensazioni di leggerezza che regala. Nel 1965 ecco una nuova sfida, il comando del leggendario veliero Amerigo Vespucci, la nave storica della Marina, con un'impresa subito consegnata al mito perché ritenuta impossibile. L'uscita a vele spiegate dal porto di Taranto in una giornata di vento impetuoso e di mare in tempesta. Nessuno c'è più riuscito, anche perché nessuno ci ha mai più provato. Una bravata. Qualcuno provò a definirla così, l'invidia non ha mai confini, e presentò una denuncia contro Agostino, accusato di aver messo a rischio l'integrità della Vespucci. Il giorno dopo arrivarono contemporaneamente 2 telegrammi, uno di congratulazioni per un'impresa rimasta unica nella storia della Marina e l'altro di biasimo con una punizione da scontare, 10 giorni di consegna. Incredibile ma vero, una delle tante normali anomalie, passatemi l'ossimoro, di questa nostra Italia non sempre a gonfie vele. E tuttavia un'altra bravata, sempre con la Vespucci. Agostino la compì subito dopo, vendetta fredda servita agli inglesi quando risalì a vele spiegate il Tamigi fino a Londra nel ricordo bruciante dell'Olimpiade del 48. Poi ancora Olimpiadi, 6 in tutto, e ancora regate come la Transpacifica con la vittoria nella Honolulu Isola di Kasnai, come la One Top Cup di Porto Cervo o la Giraglia. L'ultima vittoria a Napoli nel 2002 a 88 anni, anche questo un record, quando ormai era quasi cieco. Ma il mare, continuava a dire, non aveva bisogno di vederlo perché lo sentiva. E il vento era da sempre un compagno d'avventura, il compagno di quella ineffabile solitudine che si avverte timonando una barca. Il vento era nei suoi pensieri. Avete ascoltato? Così lontani, così vicini. Adalberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, della collana
La storia del confine orientale in podcast, realizzata con il contributo della legge 72/2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Storie Avvolgibili. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto. Se questo podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify.